sono immediatamente teatrali, no? Perché c'è questa scrittura secca, dialogata, lucida, che è già spettacolo. Lui è passato poi al teatro appunto perché è stato invogliato attraverso la sua scrittura narrativa a salire sul palcoscenico, diciamo, un po' pirandellianamente, diciamo, dove la dialettica infinita pirandelliana, questa che è una dialettica esistenziale, diciamo quella di Pirandello, Leonardo l'ha trasferita nella dialettica civile, e quindi il passaggio al teatro, insomma il passaggio dai vecchi giovani a Fumattie Pascal, i personaggi in cerca d'autore, lo stesso passaggio che ha fatto Sciascia, diciamo, dai suoi testi narrativi ai suoi testi teatrali. Quindi mi sembra, diciamo, il luogo giusto perché i romanzi di Sciascia vengono portati in teatro, e quella rappresentazione mi è sembrata una rilettura, una rappresentazione di quella che è la dialettica sciasciana nel modo più giusto. Non mi toccate! Sono entrato che non avevo un limito! Capitano, che c'entro io? Il colpo è partito per sbaglio! Un incidente fu! In questo caso noi siamo stati uniti dalla sensazione di fare qualcosa che aveva un senso, che aveva un valore, e questo ci rendeva più solidali di quanto normalmente possa accadere nell'impegno che una tournée lunga può determinare. Beh, Racalmuto è in questa parabola che abbiamo vissuto di questa tournée del Giorno della Civetta, è in assoluto la serata più bella di teatro che io abbia mai passato. Era teatro, ma era anche arena, gladiatoria, era uno stadio, era l'immersione veramente nel calore, nel sangue, nelle viscere della Sicilia da cui Sciascia viene. Avevo pochi minuti prima accarezzato la statua, quasi le dimensioni reali del grande scrittore siciliano. Non so quante mila persone in quella piazza veramente zeppa di gente. Nell'orchestra c'erano qualcosa come, non so, mi ricordo, centinaia di bambini, infanti, direi quasi neonati, che avevano quasi voglia di toccare gli attori. Uno è anche salito, mi ricorderò sempre, non è un vero carabiniere, quello, cioè, battute, cioè, era teatro veramente come credo fosse davvero la leggendaria, la mitizzata commedia dell'arte italiana. Sì, lu cuccu ci dissi a li cucquotti a lu chiarchiaru ne videmu tutti. Che significa? Cos'è il cucco, il chiarchiaro? E questi due nomi? Rosario Pizzuco, Mariano Arena. Don Mariano! C'è scritto Don Mariano! Prima la fotografia e Ma ora! che cos'è il chiarchiaro? Il chiarchiaro di Gramoli. Una zona buia e pietrosa. Un anfratto così arido che pare la bocca E dell'inferno. il cucco? La civetta. Quando di giorno compare è cattivo segno. Come quando si trova un morto ammazzato. Mafiosa non la fermi fino a quando in Sicilia, in Italia, nel mondo non si capirà che non è con la cultura della violenza che il mondo può andare Il periodo in cui noi cominciavamo a pensare a questo spettacolo era lo stesso periodo in cui scoppiava la guerra in Iraq, o era lo stesso periodo in cui succedeva per esempio questo. Allora, venivano fatte delle elezioni in Costa d'Avorio, e la Costa d'Avorio è il primo paese produttore di cacao del mondo. Che succedeva? Che il nuovo presidente, eletto democraticamente, simpatico o antipatico che fosse, decideva che non doveva essere più la Francia, che era l'antica potenza coloniale, ad avere il monopolio della gestione del cacao della Costa d'Avorio, ma che il cacao doveva essere dato al miglior offerente. Non appena lui decideva questa cosa, i servizi segreti francesi gli organizzavano una ribellione e una guerra civile. O, come dire, in maniera similare,
per quanto il regime di Saddam Hussein possa essere considerato anche appunto a ragione abietto, gli Stati Uniti decidevano di imporre con la forza il loro cambiamento al popolo iracheno, al di là di quello che poi sono riusciti o no a imporre nella realtà. E allora, guardando i fatti quotidiani, e non solo appunto i fatti della malavita, ma i fatti della politica internazionale, veniva fuori che il modo di gestire le cose, anche appunto nella politica internazionale, è mafioso. Il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Qui che le idee muovono il mondo non si è mai creduto. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragioni di storia, ragioni di esperienza, però è questo che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti, il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato. Ora, siccome questa sfiducia nelle idee, anzi questa mancanza di idee, ormai si proietta su tutto il mondo, in questo senso per me la Sicilia ne è diventata la metafora. Andiamo a dire qualcosa?